Al Palio di Siena per la prima volta stasera verrà sperimentato il photo finish, non sostituirà subito i giudici umani, ma insomma si incomincia a sperimentare. Sentiamo il sindaco Bruno Valentini nella conferenza stampa di presentazione della carriera, che accenna anche ai tentativi di selezione di cavalli un po' meno veloci per la piazza, perché il palio torni a essere più giostra e meno corsa. Oggi per la prima volta sperimenteremo il photo finish. Sperimenteremo vuol dire che non sarà quello il metro della vittoria, perché il metro della vittoria è dato da un giudizio formale, quindi da un verbale sottoscritto da tre persone scelte dall'amministrazione che si chiamano giudici della vincita, che sono in linea con il bandierino e stanno insieme a noi sul palco dei giudici. Però loro vanno a disposizione uno strumento che non sarà per adesso valido, sarà solo uno strumento in più, sarà solo un aiuto. Abbiamo fatto delle prove in questi giorni per controllare ciò che vedono con i loro occhi. I risultati sono molto buoni, i cavalli sono sempre migliori, corrono sempre più velocemente, sono sempre più scattanti, i fantini sono sempre più allenati e questo rende la corsa, che per noi dovrebbe rimanere una giostra, cioè nella quale la contesa per la vittoria deve svilupparsi in ogni momento, sia fra i canapi prima della partenza, sia durante lo svolgimento dei tre giri, rende invece questa corsa, e questo noi lo vogliamo, sempre più vicina a una gara ippica, nella quale ci si misura solo sulla velocità.